Ciao a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata di Bianco Blu TV. Oggi negli studi di Labor Project e Labor Medical abbiamo come ospiti Antonello Riva, grande campione di basket, e Fabio Borghi, presidente dei Cucciago Bulls. Con me a condurre Mario Camagni e Riccardo Bianchi. Grazie Gaia, oggi non parleremo solo di calcio come pallacanestro Cantù, ma daremo spazio al volley femminile, anche al calcio femminile, e manderemo tanti servizi. Sentiremo il direttore del Como Ludi, l'allenatore Gattuso, questo pomeriggio prima della partenza per Cosenza, e abbiamo anche un servizio dalla Calabria, di Ilaria Plesta. Inoltre le consuete schede di Enrico Levrini e Edoardo Colombo. Ma vediamo subito gli invitati che abbiamo nella tribuna bianco-blu. Esatto, una tribuna tutta femminile. Abbiamo Enza Asaro, osteopata, poi ci parlerà il legame del suo lavoro anche con lo sport. Due ragazze del volley albese, neopromossa, ricordiamo la squadra, in serie A2. Abbiamo la capitana Carlotta Zanotto e la sua compagna Giulia Denardi. Per il calcio femminile abbiamo Miriam Picchi e Alison Rigaglia del Como Women, squadra che partecipa al campionato di serie B con grandi ambizioni, poi ce le racconteranno loro. Sì, prima domanda subito Antonello Riva. Che effetto ti fa vedere Cantù in A2 e adesso è anche già fuori dalla Supercoppa? Certo, vederla, non siamo abituati a vederla in quel campionato e penso che poi con tutta la storia che ha alle spalle non gli compete quella stare in quel girone, quindi ci dispiace, ma fa un po' così senso vederla addirittura in quel campionato, anche se io poi da dirigente ci sono stato diversi anni, è un campionato tosto, molto interessante, però la speranza ecco che lo lasci il più presto possibile. Facciamo conoscere subito ai più giovani meglio Antonello Riva, vi facciamo vedere una scheda di Edoardo Colombo. Antonello, 14.397 punti in Serie A, chi riuscirà a battere questo record? Ma guarda, i record sono lì per essere battuti, quindi chissà nel futuro. C'è da dire che adesso con l'apertura del mercato, quindi è più facile andare a giocare all'estero, soprattutto anche i più bravi addirittura vanno all'NBA, non so, adesso uno su tutti, Danilo Gallinari, penso che se fosse rimasto in Italia tutta la sua carriera aveva tutti i mezzi per poterlo battere, quindi intanto è già più di 20 anni che è lì, lasciamolo lì, di sicuro un giorno o l'altro verrà battuto, però diciamo che mi fa piacere solo il fatto che raggiungere quei numeri lì è la dimostrazione di quanta serietà e quanta dedizione ho dedicato alla pallacanestro per tutta la mia carriera. Davvero, complimenti. Cos'è che stai facendo adesso nella vita? È una domanda difficile da rispondere, mi viene libero professionista, possiamo dire. No, sono fare il dirigente, ho fatto 10 anni il dirigente, non come si dice a Cantù, mi piaceva, no, non mi piaceva. E quindi 8 anni fa ho iniziato con mia moglie, quasi per scherzo, un'attività dove diffondiamo dei prodotti del benessere, ci eravamo trovati molto bene e ci è esplosa questa attività tra le mani e quindi la cosa bella è che mi ha regalato un sacco di tempo libero, quindi adesso sono nonno, non trisnonno, nonno di 3 nipotini, il quarto in arrivo, mi vogliono far fare il nonno a tempo pieno, però ho detto guardate che io i miei spazi me li devo tenere. Bene, bene, bravissimo Antonello.
Sentiamo Borghi e poi entreremo subito sul Como perché insomma è una botta. Tu sei stato concreto, mi ricordo nella prima trasmissione con Sodini che diceva le vinciamo tutte, però già c'è stato questo passo falso eliminato subito dalla Supercoppa. Sì, vabbè, diciamo che adesso sono ancora, penso, in rodaggio. Comunque la mia domanda che avevo fatto a Sodini alla prima puntata era appunto, vedevo questa sua convinzione nel dover vincere, cioè lui ha dichiarato che vinceva tutte le partite con una facilità. Io appunto gli ho detto se aveva, come mai avesse questa convinzione, no? E effettivamente il campionato di A2 ha sempre, come diceva prima il Bomber, già due squadre favorite, fatte proprio per salire. Poi ci sono le sorprese. E in più, secondo me, anche Cantù adesso sta pagando il fatto che anche la tifoseria non è all'interno del palazzetto, quindi è come avere il sesto uomo in campo. E secondo me, non so, bisognerà sperare in non so, in una preparazione atletica. Magari stanno facendo tutti i calcoli, saranno pronti per l'inizio del campionato. Ecco, speriamo, e speriamo anche in questa partenza così improvvisamente che sia complicata del Como con la sconfitta in casa con il Frosinone. Mario, sinceramente nessuno se l'aspettava, però sono quelle partite effettivamente storte. Analizzando un po' la situazione, aveva ragione anche Mario, penso anche tanti tifosi, tutti hanno parlato di disastro. Sì, è stata una partita brutta. Però ci sono tre partite precedenti in cui il Como aveva giocato molto bene, per cui speriamo. Assolutamente, poi il direttore Nudi ha un programma a lunga scadenza e a Ecco, questo dopo. proposito lo sentiamo. Ecco, mandiamo subito in onda il servizio con Ludi, che abbiamo sentito in occasione di una serata organizzata dal Panatron Como. Io ho fatto la domanda che tutti i tifosi vorrebbero fare a Ludi, adesso la sentiamo. Si è appena conclusa una serata particolare dedicata al calcio. C'era Di Marzio, re del mercato, siamo col DS Ludi e ha svelato l'affare Balotelli al Como. C'è stata una trattativa. Sono stati due incontri gestiti anche dall'ex amministratore delegato, penso che poi fosse uscito e fosse di dominio pubblico, ormai è passato più di un anno, adesso siamo focalizzati su qualcosa di diverso. Diciamo che grazie, per me è un merito a Dennis Wise, l'attenzione si è focalizzata più che altro sull'aspetto tecnico, quella era un'operazione mediaticamente interessante e invece poi abbiamo rimesso il calcio al centro e siamo fortunati oggi a commentare una categoria diversa e a concentrarsi sul mercato che abbiamo appena fatto. Di Marzio, ma anche lo stesso Cannevale del Sassuolo, questa progettualità del Como, lei ha parlato di 10 anni di progetto, un progetto Sì, lungo. è per far capire la visione, al di là del numero, i 10 anni sono indicativi di un grande progetto a lungo raggio, obiettivamente questa proprietà ce lo trasferisce quotidianamente, poi tutti abbiamo contratti logicamente di un certo tipo di durata, ma la volontà della proprietà, che è l'unica cosa che deve interessare ai tifosi del Como, è quella veramente di continuare a lavorare, a crescere nel lungo periodo. Ecco, i tifosi dicono, ma con tutti i soldi che hanno gli indonesiani, perché non compriamo uno squadrone e puntiamo subito là? Bisogna No, fare passo per perché passo. le cose vanno fatte per step, questa è la mia filosofia, ma è una filosofia di chi reputa il calcio, come posso dire, un percorso, un progetto realmente, chi mette faoline, chiamiamolo così per usare un termine di dominio pubblico, è quelli che mettono a repentaglio il progetto, assolutamente, chi specula sul calcio poi è destinato non dico a fallire, però a ridimensionare quantomeno la progettualità nel futuro. Noi invece facciamo tutte cose, secondo me, ambiziose, partendo dall'umiltà quotidiana di tutti i giocatori e anche dei dirigenti, nella consapevolezza che però la direzione deve essere sempre quella di crescere. Contestualmente alla crescita organizzativa, infrastrutturale del club, arriveranno anche investimenti maggiori. Ecco, abbiamo sentito Antonello, progetto di 10 anni del Como, di Ludi, passo alla volta, concordi dall'alto della tua esperienza? No, certamente se si ha la possibilità di fare un progetto a lunga scadenza, ben venga, soprattutto quando magari c'è la possibilità di inserire giovani e guardare al futuro. Io ho esordito giovanissimo e ogni anno in quel periodo, sto parlando dei fine anni 70, inizio anni 80, Cantù aveva la possibilità di inserire sempre un giovane ogni anno che proveniva dalle regioni, quindi c'era tutta
Probabilmente in quegli anni c'era più tempo per i progetti. Oggi vedo che tutti vogliono tutto subito, quindi parlare di progetto così ad ampio raggio, boh, mi lascia un pochino così, non dico perplesso, però mi fa pensare un po', anche perché lo sappiamo, oggi si possono cambiare gli organici veramente durante l'anno, addirittura vengono stravolti. Quindi, buon per loro se davvero hanno questo progetto così a lunga scadenza. Ecco, prima di mandare le schede di Como Frosinone, ci sono delle cose molto interessanti che evidenziano le problematiche della partita del Como. Volevo sentire appunto Borghi, anche dalla tua esperienza sportiva. Il Como sulla carta, la proprietà è fortissima, la famiglia Artono indonesiana ha più soldi, 2 volte i soldi di Berlusconi, però vanno con i piedi di piombo. Cosa dici? Sì, secondo me è una cosa da mettere in evidenza il fatto che loro comunque non sono partiti dal fare una squadra, cioè dalla squadra, ma la cosa importante che hanno fatto loro, stanno partendo con organizzare tutti i luoghi dove fare allenamenti, Si cioè hanno dalla comprato un centro struttura. sportivo. E quella è la cosa secondo me fondamentale per iniziare a fare un progetto. Quindi perché molta gente punta sulla squadra, ma magari non ha le strutture dove allenarsi, deve sempre dipendere tipo Cantù, E a tal eccetera. proposito, Borghi Fabio, lo ricordiamo tutti, ha fatto 2 mini palazzetti, Sì, beh, quello sì, infatti ricordiamolo. noi fortunatamente abbiamo già ripreso, non dipendiamo da comuni, abbiamo due nostre strutture e i ragazzi sono contenti perché sanno che la loro casa è lì, hanno il loro orario di allenamento, i loro giorni fissi. Quanti ragazzi hai adesso, sei arrivato? Sinceramente fino a 2 anni fa eravamo sui 300, saremo sui 270 così, anche perché qualcuno Col Covid è ovviamente stato l'abbiamo perso. perso, però neanche più di quel tanto. E niente, comunque il Como secondo me è partita bene, cioè la nuova proprietà è partita bene con impostare le strutture. Ecco, E però i da lì. tifosi, come capita nello sport, Antonello, vorrebbero subito vincere, andare in Serie A, sparati subito. No, però quando c'è chiarezza da parte della dirigenza, i tifosi poi capiscono, vanno coinvolti anche loro, fatto capire che cosa si vuole, che cosa si vuole raggiungere. Quindi i tifosi poi, certo che se gli dici che vuoi raggiungere La andare in Serie A. Serie A subito, immediatamente, poi invece vedono che costruisci una squadra non competitiva. Vanno coinvolti e vanno messi veramente bene in evidenza i progetti che si hanno. Bene, torniamo alla partita di sabato e vediamo le schede di Edoardo Colombo su Como Frosinone. Ecco, sono schede che confermano le difficoltà avute del Como. Un possesso palla quasi alla pari del Frosinone, tiri in area di rigore solo 8 rispetto al Frosinone 12, invece i passaggi riusciti una buona percentuale, le occasioni da gol più o meno simili, però il Frosinone ha vinto 2-0. Questo è il vero problema un po' della giornata del Como, mentre qui abbiamo le occasioni del Como create dopo 4 giornate, il Como ha segnato solo 3 gol, ma secondo la statistica, questo famoso algoritmo che ci è stato un po' contestato, ma è un calcolo matematico, non è che vogliamo inventare l'acqua calda, c'è questo calcolo matematico che in relazione alle azioni costruite, tiri in porta, il Como poteva fare 6 gol, invece ne ha fatti solo 3. Cosa dimostra? Dimostra che effettivamente sotto porta manchiamo un po', pur avendo tante occasioni, vero Mario? Assolutamente, assolutamente. È vero. In questa scheda molto interessante, se guardate Como Frosinone, Como Ascoli, con l'Ascoli Como molto più compatto, mentre in Como Frosinone vediamo i giocatori un po' sparsi, non uniti come nella partita precedente. Effettivamente nel secondo tempo forse la tensione di recuperare ha fatto perdere il baricentro del gioco alla squadra di Gattuso. Adesso un'altra curiosità, quella di Alessandro Bellemo, che si è trovato in mezzo al centrocampo, circondato e assaltato dai giocatori del Frosinone, che erano in superiorità numerica, e attaccavano e pressavano moltissimo. Rispetto alla partita con l'Ascoli, infatti, Alessandro Bellemo, pur impegnandosi tantissimo, è andato indietro a livello di passaggi, la precisione dei passaggi è diminuita,
ci sono state più palle lunghe, 9 palle lunghe, quando si butta la palla in avanti Mario si fa più fatica ad arrivare in porta a costruire delle azioni, e speriamo che ovviamente sin dalla partita di domani sera di Cosenza il Como ritrovi le sue dimensioni. Assolutamente, speriamo. E nella seconda parte del nostro programma parleremo di quella di Cosenza, di quella partita. Gattuso, sì, e anche altre informazioni. Intanto adesso Edoardo per le bellissime schede. Assolutamente. Intanto adesso c'è Gaia che vuole intervenire. Sì, volevo fare una domanda ad Antonello. Se non fossi diventato un cestista, cosa ti sarebbe piaciuto fare? Ah, cacchio, che bella domanda. Cioè, mi verrebbe da dire un bel terzinaccio, magari o no. A calcio? A calcio. No, devo dire che io ho iniziato a giocare a basket perché in quinta elementare ci fecero fare i giochi da gioventù, dovevamo scegliere. Basket mi hanno costretto perché ero il più alto della classe, quindi sono stato costretto. Poi c'era corsa campestre e salto in alto. Però ecco, quegli sport è difficile dirlo. Adesso mi piace un sacco la montagna, mi piace sciare. Però poi vedo questi che sciano veramente, mi viene paura solamente a vederli lontano un chilometro. Quindi diciamo che sono stato fortunato che ho fatto lo sport che poi mi è piaciuto. Bene, invece Fabio, hai qualche progetto per il futuro lavorativamente? Inerente alla pallacanestro? Sì. No, niente, noi vogliamo come società Bulls continuare a aumentare numeri, aumentare, come dicevo prima, orari, spazi, in modo tale da cercare di tirar fuori almeno non dico Antonello Riva, ma un giocatore su 270, quella l'idea di portarlo fuori e che diventi un giocatore. Noi speriamo di costruire giocatori, perché di vincere le partite non ci interessa, perché secondo noi bisogna lavorare per, non so, se noi abbiamo un giocatore, come diceva prima Antonello, alto, non dobbiamo farlo giocare nella sua posizione da pivot, così, ma dobbiamo già portarlo fuori dal campo, fargli fare un ruolo da playmaker, in modo tale che costruirlo e tenerlo pronto per quando magari ha 16-17 anni, che può essere chiamato da qualche squadra, fare qualche esperienza, anche se adesso è sempre più difficile, perché giocatori italiani sono sempre di meno, secondo me, anche perché adesso vedo molto tanti atleti, tutta gente che corre, gente che, però c'è poca gente che fa canestro, quindi bisognerebbe chiedere a Antonello cos'è cambiato rispetto ai tempi dove tutti gli allenatori curano maggiormente la parte atletica e quella tecnica, secondo me, e sì. I risultati si vedono. Poi glielo chiediamo, adesso è il momento degli invitati in tribuna bianco-blu, prima 30 secondi di pubblicità. Eccoci tornati in studio, entriamo con il volley e abbiamo anche una professoressa di educazione fisica, per cui che è la capitana del volley Albese Tecno Team, Carlotta Zanotto, che capitana neoeletta, quindi innanzitutto sta per partire questa avventura il 10 ottobre, primo del campionato. Ricordiamo, è un onore per Como, per Albese, avere una squadra di serie A2, una grandissima promozione. Immagino l'emozione della promozione, ma soprattutto di giocare la prima partita. Buonasera a tutti intanto e grazie per l'invito. Sicuramente una grande emozione raggiungere la 2, il mio terzo anno qua ad Albese. Sono arrivata appunto 2 stagioni fa, l'anno del Covid, con l'obiettivo di raggiungere la Serie A. Il primo anno siamo state sfortunate, come purtroppo tutti siamo stati bloccati a metà anno. L'anno scorso abbiamo raggiunto la promozione facendo un ottimo campionato e quest'anno finalmente ci giocheremo la Serie A con dei nuovi innesti, come la mia compagna Giulia che è qui con noi,
E quindi è una grande emozione, non vedo l'ora di giocare, anche se non potremo giocare ad Albese per via della capienza ristretta, però sicuramente è un grande onore portare il nome di Albese in tutta Italia. E E di Como, perché di adesso c'è Como, anche, è stato certo. agganciato anche Como. Ecco, ricordiamo due cose di Carlotta, capitana, 28 anni, di Venezia, e a Venezia si è sposata il 24 luglio, quindi sposina, esatto. Esatto. Ha controllato tutto. Sì. Non sfugge nulla. Non sfugge nulla. Poi abbiamo scoperto qui in trasmissione, professoressa di educazione fisica e abiti a Lentate ed insegni a Saronno. Ecco, ma questi ragazzi che fanno sport sono così molli come dice Borghi? Allora, devo dire che professoressa è il primo anno, quindi li ho visti proprio poco, perché la scuola è iniziata da una settimana, quindi non so ancora dirlo, è una nuova esperienza anche per me. Quindi spero che non siano così molli, anche se ho qualche dubbio da vedere le prime volte, insomma. Però spero, insomma, di riuscirli a portare verso lo sport, che purtroppo, anche chiedendo le prime volte, ormai sono sempre di più i ragazzi sedentari che non fanno sport. Ecco, adesso passiamo all'altra giocatrice, Giulia De Nardi, 27 anni, di Conegliano Veneto, laureata a Udine, non mi ricordo la facoltà, giochi da libero. Direi una grandissima opportunità offerta da Albese per fare il grande salto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sì, sono Giulia De Nardi e come è stato detto sono appena arrivata quest'anno ad Albese e mi sono trovata molto bene fin dall'inizio con le compagne e con la società. E quindi sì, sicuramente sarà un campionato duro perché comunque non ne ho promossa, però sono felicissima di far parte di questa squadra e di questa società. E come è stato detto, sì, sono laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari a Udine e sono libero, quindi sono una giocatrice quella con la maglia diversa, come si dice. Esatto. E quindi ho il ruolo, insomma, di difendere la seconda linea e della ricezione. Ecco, Antonello, è un po' un miracolo lo sport italiano perché non si fa sport nelle scuole, non c'è una preparazione fatta bene, ma si affidano alle società come possono essere i Cucciago Bulls, se non ci fossero questi dirigenti che si impegnano. Però abbiamo vinto ieri il campionato europeo di pallavolo. Tra parentesi, con un comasco che speriamo di avere anche in trasmissione, Simone Anzani, che è di Bizzarrone. E nonostante tutto, riusciamo a avere grandi successi. Qual è il segreto, secondo te? La voglia di questi ragazzi, quindi non vuol dire che sono tutti molli. Ma sai, noi italiani siamo così. Poi quando siamo creativi, quindi in ogni situazione riusciamo sempre a tirare fuori il meglio di noi stessi. E nello sport si vede ancora di più perché abbiamo avuto campionesse olimpiche che si allenavano nei sottoscala. Dobbiamo ringraziare soprattutto queste società come quella di Fabio, tutti. C'è una marea poi di volontariato che permette a tante società di andare avanti senza avere tanti mezzi, perché effettivamente manca, ecco, questa cosa nelle scuole. Io lo continuo a ripetere, noi proprio dalle primissime, Dall'elementare dall'inizio quindi. dovremmo. L'italiano fare sport vuol dire andare allo stadio e insultare gli avversari. Invece dovremmo, ecco, acquisire veramente quel senso che se tu durante la giornata non hai fatto almeno un'ora di attività qualsiasi, alla sera non ti devi sentire a posto, soddisfatto. E nonostante questo, però, riusciamo ad avere Grandissimi dei risultati. grandissimi risultati, perché ragazzi, sono lì le medaglie d'oro. Che abbiamo conquistato all'Olimpiadi hanno qualcosa dell'incredibile. Questo perché poi ci sono, ne parlavo anche ieri, ci sono poi i ragazzi, anche i nostri giovani, quelli che sono determinati, vogliono raggiungere il risultato e se sono pronti, tra virgolette, a sacrificarsi ancora, perché oggi è molto più difficile rispetto ad esempio alla mia generazione. Cioè noi o andavamo in palestra a giocare o andavamo in palestra a giocare. Oggi c'è una No offerta. vastità
di possibilità di svago che veramente ha dell'incredibile. Poi c'è il telefonino, c'è il telefonino. Però mi ricordo Mario Velasco disse una cosa importante, appunto che dicevamo del telefonino, diciamo, ma guardate che voi italiani continuate a dire che i ragazzi usano il telefonino, ma stiamo vincendo, per esempio, nel nuoto più medaglie di quando c'era il telefonino. Forse perché il merito è anche di, come queste ragazze qua, che fin da piccole si sono impegnate per arrivare. Cioè, l'importante è avere un obiettivo, giusto? No, fa impressione. Prima ho sentito, abbiamo qua due ragazze laureate che poi fanno sport ad alto livello. Cioè, questa è la dimostrazione che in Italia davvero se diamo le possibilità, diamo le strutture, diamo proprio l'incoraggiamento a poter fare una via, il materiale umano c'è. E quindi io veramente sono felice quando sento queste storie, perché mi rende ancora più convinto che noi italiani davvero abbiamo qualcosa in più rispetto a molte altre nazioni. Sì, vengono i brividi, bellissimo discorso, perché sono perfettamente d'accordo che appunto tutti i ragazzi non dovrebbero avere la possibilità, molte volte invece dipende dal caso, uno arriva perché ha la palestra sotto casa, se ho la palestra a 10 km e il nonno non lo porta non arriverà mai a giocare. Esatto. Vai, sentiamo le... Tocca a te. Tocca a me, la scaletta. Rispetto alla scaletta. Prima di passare al calcio femminile, sentiamo Enza Asaro, osteopata, è collegato allo sport, alla tua attività, come si può, può essere utile e importante. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie per avermi invitata. Allora, io sono Enza Asaro, sono appunto osteopata, la persona che sistema tutti i traumi, disfunzioni e infortuni degli sportivi. Quindi degli se hanno bisogno vengono da te. Senz'altro, sì. Tratto tantissimo anche a livello pediatrico, quindi da osteopata sicuramente è importante la prevenzione, quindi preparare un atleta, uno sportivo per evitare delle eventuali disfunzioni o appunto traumi che ahimè sono molto frequenti. Ecco, poi la parte importante, ti seguono i video e tutto, anche la parte psicologica. Assolutamente, che, sì. Quindi... Che immagino anche poi con le ragazze si può parlare tranquillamente. C'è chi non dorme prima della partita, c'è chi è tranquillo, c'è chi... Ma anche adesso prima della diretta, Anche prima della diretta. Non solo quando si fanno le partite. Comunque sì, è importantissimo seguire appunto l'atleta per anche a livello sia di alimentazione, fisica. Infatti avevo una domanda poi al signor Riva da fare, se era possibile. Sì, puoi farla subito. Ok, grazie. Buonasera signor Riva. La mia curiosità in quanto osteopata, se ha subito degli infortuni e come li ha fatti trattare? Sì, non mi chiami più signore perché... Va bene. Cioè, no, perché poi ieri c'era questa partita delle leggende e ricevo l'invito dalla Lega, però subito dopo mi chiama Marzorati, mi chiama Meneghini, allora ho detto vabbè, tanto sono in mezzo ai vecchietti, quindi io sono il più... Poi arrivo, vedo le formazioni, è la prima volta che mi capita in vita mia, ero il più vecchio. E quindi questa, adesso arrivo qui, lei mi chiama signore, cioè adesso prendo, me ne vado, non mi faccio più vedere in giro. No, nella mia carriera sono stato fortunato perché Cantù già da tempo immemore era seguita dai chiropratici che primis Messerman e la sua equipe, e quindi per me sono stati fondamentali, perché effettivamente è un po' simile, no, all'osteopatia. In quegli anni non se ne parlava neanche, perché sto parlando inizi anni 80, però sono convinto che ecco, questi professionisti nello sport sono fondamentali, perché pensate, non so, un atleta, ecco, la prevenzione prima di tutto, ma poi soprattutto anche il curarlo, metterlo in equilibrio per... Quindi mi sono scordato la domanda che mi aveva fatto. Se ha subito dei traumi e come, no, li ha trattati? Sì, ecco, io la prima, quando, qualsiasi infortunio, qualsiasi problema avessi, andavo immediatamente dal professor Messerman. E infatti
Nell'85 subì un infortunio grave al ginocchio, una distorsione, e subì uno dei primissimi interventi di artroscopia. Cioè oggi quando si interviene sul ginocchio, un'ora dopo, forse neanche, appena arrivi nel letto ti fanno muovere la gamba. Io sono stato 40 giorni con la gamba immobilizzata. Dopo 40 giorni puoi immaginare, cioè cercavo la mia gamba, non la trovavo, quindi impiegai più di 6 mesi nella fase di recupero. Però ecco, sono, ripeto ancora una volta, fondamentali. Certo, l'equipe medica, fisioterapica, che a Cantù è sempre stata di altissimo livello, però soprattutto il professor Messman con la sua equipe per me ha risolto veramente tanti problemi. Grazie mille. Prego. Bene, adesso sentiamo le giocatrici di Como Women. Iniziamo da Miriam Picchi. So che sei laziale, hai 24 anni, hai già disputato ben 10 campionati tra Serie A e Serie B, incredibile. Hai 7 presenze con la nazionale Under 15 e una convocazione con l'Under 19. Tu hai anche il primo gol del Como su rigore, sei la rigorista? Sì. Cioè, raccontavo prima che domenica, prima della partita, mi riscaldavo con la mia compagna perché noi abbiamo un po' di riti prepartita, scaramantici. E niente, il mister si avvicina e dice a Fede Cavicchia che avrebbe, se ci fosse stato un rigore, l'avrebbe battuto lei. Poi lei durante la partita purtroppo si è infortunata e quindi al momento del rigore sono andata io e tutta la squadra ha dedicato il gol e la vittoria a lei. Bene, con questo curriculum che hai, il presidente sicuramente ti chiederà grandi prestazioni. Sì. Conoscendo anche il presidente Verga, che possiamo dirlo qual è l'obiettivo di Como? Allora, diciamo che non lo diciamo perché siamo scaramantiche, però il presidente ha costruito una squadra che punta a dire la sua. E quindi puntiamo a far bene partita dopo partita, pensiamo una partita alla volta e cerchiamo di fare il meglio possibile, cioè la promozione. Ti stai trovando bene a Como come città? Sì, allora io vengo da, cioè sono a Como da 1 mese e mezzo e no, mi trovo benissimo, mi trovo bene in squadra, mi trovo bene con le altre ragazze fuori dal campo. E sì, Como è una città bellissima, mi piace molto. Sentiamo anche Alison Rigaglia, attaccante. Anche per te, breve presentazione, sei siciliana, hai 23 anni. La scorsa stagione era in Serie A con il San Marino Academy. Hai contribuito a portare questa squadra dalla Serie C alla massima serie con 2 promozioni consecutive. Quindi sei abituata alle promozioni. T'han preso per quello. Come porta fortuna, magari. Beh, speriamo. Allora, no, vabbè. Innanzitutto buonasera, grazie per l'invito. No, diciamo che, come ha detto Miriam, siamo arrivati a Como insieme, siamo da 1 mese e mezzo insieme e ci troviamo benissimo sia con la società che con le altre ragazze. E, sì, io 3 anni fa ho iniziato la mia stagione con la San Marino Academy, andando dalla Serie C alla Serie A. Sicuramente è stata una bella emozione inaspettata, perché non pensavamo di fare una doppia promozione di fila, però quest'anno sono pronta ad affrontare questo campionato e a mettere tutta la mia professionalità a disposizione della squadra e del Como. Qualsiasi sia il risultato finale, noi puntiamo a far bene, come ha detto Miriam, partita dopo partita. L'obiettivo è quello di vincere partita dopo partita, poi quello che verrà prenderemo. Adesso il prossimo vostro impegno? Brescia. Brescia, a Brescia dovete giocare oppure? No, in casa. In casa, perché contro Brescia. La scorsa partita è stata rinviata, che era col Cesena. Sì, sì. Diciamolo pure dove giocate, su quale campo? Non lo sai. Ponte Lambro. Devono imparare anche i nomi, giustamente. Cioè non esatto. Ti immagini Mario io in Sicilia che casino sì. Che farei con i nomi. Ma voglio sentire, scusa se rubo, Antonello, una ragazza arriva da Frosinone, una dalla Siracusa, una da Venezia, una da Udine per giocare in Serie B e in A2. Sono praticamente le professioniste
che lottano, non guadagnano come i giocatori, non guadagnano come anche i giocatori di basket. Però lottano per emergere. Esatto. Ma sai, vedi, è cotto una cosa importantissima, no? Perché anche i grandi campioni, noi li vediamo sul campo e siamo solo lì pronti a giudicarli da quello che vediamo in campo. Ma nessuno ci pensa un attimo a cosa hanno dietro. Immagino, no, che abbiano i loro affetti, le loro famiglie, ma anche le abitudini. Perché, gli amici. Ecco, spostarsi. E una volta, tra l'altro, io ho vissuto a Frosinone diversi anni, perché c'era questa squadra di Veroli, e una volta, tra l'altro Kai Lines adesso gioca a Milano, però quando lui uscì dall'università, lo portai dagli Stati Uniti a Veroli. Veroli è un, qua non so, non mi viene neanche qua, perché è un paesino abbarbicato su una collinetta, cioè l'ho portato a vivere lì. A cioè pensate a Brunate, ecco. Che stravolgimento, adesso immagino che loro non abbiano avuto questo stravolgimento, però il fatto, non so, di lasciare lontano gli affetti, le famiglie, le abitudini, ambientarsi, cioè sono tutti fattori che poi sono fondamentali per costruire i successi, perché se una ragazza che viene qua poi ha problemi a raggiungere il campo d'allenamento, la casa non ha, non so, wifi o non ha la televisione, insomma, ecco, sono tutti questi piccoli problemi che le società ben organizzate devono cercare di mettere nel migliore dei modi per agevolare poi anche il loro rendimento sul campo. Bene. Bene, adesso tra poco iniziamo a parlare di Cosenza Como, abbiamo tanti servizi. Esatto, Cosenza Como, partita delicatissima domani sera alle 20:30, tra parentesi la seguiremo in un locale time out di Cucciago, di Fabio Borghi. Conosci Fabio, sì, time out. Vai. Sì. Noi abbiamo una squadra femminile del Como in Serie B e gioca a Ponte Lambro e non gioca nello stadio del Como. Questi sono... Cioè, no, sto pensando ancora a questa cosa qua. Cioè. Sì, questi sono un po' i misteri del calcio. Torniamo al discorso delle strutture. Esatto, torniamo al discorso delle strutture. Anche la stessa Albese, che ha giocato sempre nel suo palazzetto, però per problemi di agibilità, numero di persone... Sì, ma l'Albese non ha la squadra davanti. Il Como femminile, al Como Serie sì, B, sì, certo. Dovrebbe giocare, secondo me, nello stadio del calcio Como. Fabio, il problema delle strutture, se tu pensi a Cantù, la stessa volley a due, non c'è il palazzetto, deve andare a giocare a Casdate. Cioè... Sì, ma il Como ce l'ha lo stadio. Il Como lo stadio ce l'ha. Ah, meno male. Ecco, abbiamo lo sponsor, sarà contento Verga, che sponsorizza le ragazze al Sinigaglia. Esatto, esatto. Poi vediamo chi deciderà. Dai, prima di vedere i servizi su Cosenza Como, vediamo 15 secondi di pubblicità. Eccoci tornati in studio, andiamo a sentire cosa ha detto Gattuso prima della partita. Questo pomeriggio. Oggi pomeriggio ringraziamo Como TV per le immagini. Sì. Siamo con mister Giacomo Gattuso, ciao mister, alla vigilia della sfida contro il Cosenza. E com'è l'atmosfera all'interno dello spogliatoio, mister? L'atmosfera è di una squadra che vuole reagire alla sconfitta dell'altro giorno. L'analisi le abbiamo fatte, abbiamo visto le cose che abbiamo fatto bene, le cose che non abbiamo fatto bene nella partita contro il Frosinone, e ora quella partita va assolutamente cancellata. Considerando che abbiamo fatto 4 partite finora, credo che 3.5 le abbiamo fatte bene, e non abbiamo fatto solo bene il secondo tempo della partita col Frosinone, perché il primo tempo, pur essendo sotto di 2 gol, la squadra è stata bene sul campo, ha creato, ha trovato soluzioni per cercare di far gol, quindi la squadra era bella viva. Secondo tempo in effetti c'è stata poca reazione, e molto va dal fatto che il Frosinone ci attaccava spesso, era sempre in aggressione, in pressione forte, quindi noi non riuscivamo a sviluppare il gioco, e quindi parte anche per demerito nostro, che sicuramente qualcosa in più dovevamo farlo nel secondo tempo. Miriam Picchi, il tuo Frosinone ci ha fatto un bello scherzetto, trovi su una Frosinone e poi tieni a Lazio.
mentre l'altra Ivison Inter, squadra, ah già, io non abbiamo, no, io ho rubato il microfono, gli ho dato il microfono. Inter, mentre le ragazze hanno qualche passione calcistica oppure particolare? Solo volley? No, allora diciamo, a me piace guardare tutti gli sport, non ho una squadra del cuore. E, tra l'altro, se posso fare una domanda a Antonello proprio a proposito di questo, se segue il campionato di adesso di basket, se ha una squadra per cui tifa? Occhio. No, Cantù, io sono nato e cresciuto a Cantù, quindi la prima cosa che guardavo era andare a vedere il risultato di Cantù. Poi ho giocato 5 anni a Milano, quindi sono i risultati che vado a vedere per primo. Adesso Cantù è in Lega 2, però non ho una squadra, ecco. Ecco, basta. Bene, scusate della parentesi, andiamo a sentire le ultime da Cosenza con la nostra corrispondente Ilaria Resta. Presta. Ecco, vedi che il nome dovevi sbagliare anche oggi. Ciao amici di Esport Como, manca pochissimo alla quinta giornata di Serie B in cui il Como dovrà affrontare il Cosenza al San Vito Gigi Marulla. La sfida tra Como e Cosenza è stata già disputata ben 7 volte tra le mura del San Vito, con il bilancio che premia i padroni di casa che hanno ottenuto ben 4 vittorie, l'ultima risalente alla stagione 1994-1995. Sarà una sfida molto importante e delicata. Da una parte il Cosenza, che dopo le varie vicende che hanno connotato questa estate, adesso si trova appunto in Serie B nelle prime 2 giornate di campionato, non è riuscita, diciamo, magari a trovare la propria dimensione, a macinar gioco. Ora però sembra che ci sia veramente grande fiducia nell'ambiente, un Cosenza che pian piano sta uscendo fuori. Dall'altra parte invece il Como, neopromossa, che nelle prime 2 giornate è stata anche un avversario ostico per squadre anche ben attrezzate come Crotone e Lecce, però poi subisce 2 pesanti sconfitte contro Ascoli e Frosinone. Adesso il Como ha bisogno di ritrovare fiducia, di trovare la propria dimensione e una certa continuità. A San Vito poi ritorna anche il tifo della Curva Nord proprio in questa gara contro il Como. Il Cosenza però dovrà fare a meno di un uomo molto importante, si tratta di Luca Palmiero, che dopo l'espulsione nella gara contro il Perugia è costretto a saltare un turno, per cui salterà proprio la sfida contro il Como. La gara sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti di Iorio e Gualtieri. Il quarto uomo di gara sarà invece il signor Grasso, mentre al VAR Nasca e Mastro Donato. Da Cosenza, Ilaria Presta, per oggi è tutto. Un saluto agli amici di Esport Como. Quindi, come ha detto Ilaria, ci sarà tanto tifo a Cosenza, il pubblico è caldo. E oggi abbiamo sentito anche Gattuso che ha detto che non rinuncerà al suo modulo 4-4-2 e quindi anche a Cosenza il Como giocherà col 4-4-2. Mario, nessun cambio per prevedere nella formazione? No, forse potrebbe esserci qualche cambio. Jack ha detto che potrebbe esserci qualche cambio. E vediamo anche però su Cosenza Como la scheda su corsi e ricorsi di Enrico Levrini. Come Cosenza si sono affrontate 13 volte, 10 volte in Serie B. L'unica vittoria in trasferta è stata nel 2002 con un clamoroso 4-1 con una doppietta di Lulu Oliveira, mentre l'ultima partita giocata dal Como Cosenza è stata la finale di Coppa Italia di Serie C, persa per 1-0 nel 2015. Il nuovo attaccante azzurro Gliozzi è nato a Siderno e l'anno scorso ha giocato in Serie B a Cosenza, segnando ben 7 reti in 30 presenze. Gliozzi lo scorso anno ha giocato insieme all'ex del Como Luca Tremolada, sempre a Cosenza. Questo e altro sul Museo del Como e sempre Forza Azzurri. Bene, quindi ho scoperto una bella cosa che non sapevo di Gliozzi e speriamo che porti fortuna al Como per questa partita. E ricordiamo appunto che noi, io e Mario, seguiremo la partita domani sera alle 20.30 sugli schermi di Sky al Time Out con i tifosi del Como, faremo i commenti. Sì, su schermo gigante, su schermo ci saranno gigante. Come sempre tanti tifosi. E speriamo in bene, Fabio, perché qui dobbiamo rilanciare sia il Como che Cantù, giusto? Mi sa che serve una vittoria nel più breve tempo possibile.
da presidente sicuramente. Bene, siamo in chiusura. Sì. Concludere, consegno l'invito a cena per due persone da parte dell'Usteria Pianella di Cantù e dell'Agriturismo Nuovo Bosco di Novedrate a Fabio e Antonello. Grazie. Grazie. Bene, ovviamente ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, ringraziamo Umberto, ringraziamo Andrea e Edoardo, i nostri giovani che sono... La regista interista, esatto. Stefania, che è gasatissima dopo il 6-1 dell'Inter, per cui speriamo di festeggiare, adesso toccare, è l'ora di festeggiare sia per i tifosi del Como che della Pallacanestro Cantù, vero Antonello? No, certo, dobbiamo, ma di sicuro Cantù si sta ristrutturando, anzi si è ristrutturata nel modo migliore, la società sta fondando veramente su delle basi molto solide, quindi presto le vedremo dove tutti noi le vogliamo vedere. E Como, in bocca al lupo alle ragazze, del Como Women e dell'Albese. E dell'Albese, che le ragazze del Como Women sono già in campo, ricordiamo domenica, mentre per le ragazze di Albese il 10 ottobre a Soverato. Vediamo se ho indovinato, ho sbagliato la data, il posto, giusto questa volta. Ecco, a Soverato, non ho fatto confusione, non ho messo che il Como femminile giocava a Soverato, quindi tutto a posto. Tutto a posto. Un'ultima cosa che voglio dire, l'ultima cosa. No, per i tifosi, seguite il consiglio di Antonello, bisogna avere pazienza. Il Como ha una grandissima società e sicuramente fa... Anche Cantù, Cantù deve avere pazienza. Dai, Cantù invece vuole andare su, ha già detto che voglio vincerle tutte, però Borghi era un po' perplesso. Como, c'è da dire che nessun dirigente ha detto che andiamo adesso in Serie A. C'è un programma per portare la squadra in Serie A, ma secondo gli obiettivi. E ricordiamo che il Como ha cambiato 9 giocatori, quindi è tutto da costruire la squadra. Speriamo in bene per domani sera. Ok. Vai Gaia con i saluti finali. Ci vediamo lunedì prossimo alle ore 20:15 e vi auguriamo una buona settimana.